Video Killed Radio Star presenta i video più famosi degli Oasis. In questo episodio i registi Nigel Dick e Dawn Shed illustreranno le idee che hanno ispirato i loro video e i rapporti di lavoro coi fratelli Gallagher, compresi quelli più complicati. Ho ottenuto il mio primo lavoro con gli Oasis in un modo molto semplice. Un giorno ricevo una telefonata da uno dei miei clienti abituali che mi dice: «Voglio che lavori con gli Oasis». E io: «Wow, davvero? È fantastico! Ma perché hai pensato di chiamare proprio me?» E lui mi fa: «Semplice, perché sei l'unico inglese che conosco e di conseguenza l'unico che capirà quello che dicono». E così ho ottenuto il mio primo incarico con gli Oasis solo perché sapevo afferrare le loro battute e ovviamente la loro ironia. Ma quei ragazzi provengono dalla classe operaia di Manchester e io sono un piccolo borghese dello Yorkshire. Di conseguenza, per certi versi, la nostra era un'unione infernale. Io sono stato molto discreto e per di più li ho ripresi nel South End. Credo di aver superato il test e di essergli piaciuto al punto da chiedermi di fare un secondo video, o perlomeno di scriverlo. E questo secondo video è stato Wonderwall. L'unica informazione che mi era stata data era: Noel vuole qualcosa in bianco e nero con delle macchie di colore. Avevo letto molte cose riguardo la grande influenza che i Beatles esercitavano su di loro. E così ho pensato, beh, li copierò senza vergogna. Sentivo tutti quei violoncelli in sottofondo. Io li trovo degli splendidi strumenti e così è venuta fuori la ragazza col violoncello. Nel frattempo ho pensato potesse risultare stravagante vedere dei ragazzi suonare con delle seghe, perché in fondo il suono non era puro, era un po' distorto. Era una specie di plagio del teatro musicale inglese, del varietà. E la bellezza di questa splendida donna senza volto che suona il violoncello, oggetto molto sexy, tra l'altro è molto somigliante a un corpo di donna, avvicendata a una coppia di omoni con gli occhiali o qualcosa del genere che suonano con delle seghe, beh, questo genere di cose mi affascina. La cosa che ho notato e che mi è sempre stata raccomandata è quella di intrattenere i ragazzi, di trovargli sempre qualcosa da fare. Ecco perché quel biliardino e le freccette erano un modo per intrattenerli, per non farli recitare. Un altro consiglio che mi era stato dato dalla casa discografica era quello di non farli recitare. Se li fai recitare, se ne andranno. E quindi la prima cosa che ho fatto è stata dirgli di mettersi seduti su 5 sedie, portargli un giornale e una chitarra e lasciarli a se stessi. Sta tutto nella storyboard, è tutto programmato. Certo, il disco che gira può sembrare piuttosto curioso. Poi ci sono i clown che fanno la loro parte. Beh, così, questi sono i miei strumenti, tutte cose che posso inserire per rendere il video visivamente interessante e stravagante. Avevo letto sulla newsletter della BAFTA che Patrick McNee viveva a Palm Springs. Il gruppo sarebbe venuto a Los Angeles e così ho pensato, vediamo se a Patrick McNee va di fare il video. Così parte con una limousine da Palm Springs e si presenta nel suo bel completo con la bombetta e l'ombrello. Io non gli avevo chiesto di farlo, ma ovviamente speravo che lo facesse. Avevo pensato non fosse il caso di chiedergli di portarsi i vestiti. Sai, quando arriva vestito così, lo ringrazio per aver portato la sua tenuta da Avengers e lui dice che quel completo è sempre pronto e l'aveva indossato sapendo che era quello che chiunque avrebbe voluto. Nel video ci sono un mucchio di ragazze, perché avevo imparato la lezione con Wonderwall. Allora avevo ingaggiato solo due ragazze, mentre loro erano cinque e avevano passato tutto il tempo a flirtare con quelle due. Così ho pensato che il modo per intrattenerli stavolta avrebbe potuto essere avere una trentina di ragazze sul set. È stata una giornata di riprese per niente facile. Al contrario, c'era molta tensione. I ragazzi sono arrivati tardi, poi c'era Patrick, le 30 ragazze che avevano bisogno di attenzioni,
di trucco, tante cose messe insieme. Abbiamo girato delle scene sul campo da tennis dopo che aveva già fatto buio e mi chiedevo come le avrei montate, visto che volevo fare tutto di giorno. Siamo andati avanti e alla fine i ragazzi si sono stancati e se ne sono andati. Abbiamo girato il più possibile, poi l'abbiamo montato. Le prime direttive ricevute riguardo a Champagne Supernova erano che, sebbene la canzone trattasse di droghe, il video non poteva essere sulle droghe, ma doveva far capire che la canzone lo era. Beh, grazie per tante informazioni estremamente utili. In quel periodo non c'era ampia disponibilità di mezzi. Quando mi sono trovato lì ho detto, potremmo usare delle ruote a olio, perché negli anni 70 avevo fatto il DJ. E si proiettavano delle ruote a olio sulle pareti della discoteca. Poi, subito prima delle riprese, qualcuno ha detto, quello che ti serve sono queste lenti che si mettono davanti alla macchina da presa. Basta ruotarle e gli oggetti cambiano forma. Le immagini vengono sfocate perché le lenti sono molto granulose. E io ho detto, sai che c'è? Porta queste lenti sul set, non le ho mai viste. E tutti si guardarono increduli. Probabilmente doveva essere qualcosa che avrei dovuto conoscere. Così le abbiamo messe alla telecamera e ho subito esclamato, è fichissimo! Porta subito qui quelle lenti soporifere. Durante il secondo giorno avevo invitato sul set mia cugina, che è uno stimatissimo tecnico del montaggio, e i suoi due figli, ovviamente fan degli Oasis. Viene e si mette in disparte, seduta in un angolo con i suoi due bambini, e all'improvviso, nel bel mezzo di una ripresa, Liam si alza in piedi. Lancia quello che aveva in mano e se ne va dicendo, io vado al pub, non torno, e lascia il set. Allora vado da Noel e gli dico, tuo fratello ha abbandonato il set, io non posso girare il video. E lui dice, e che cosa ti aspetti che faccia? E io dico, vabbè, è tuo fratello e tu sei l'unico a cui posso rivolgermi. E lui fa, è un cretino. Poi si gira e se ne va. In un angolo c'era una giornalista del Rolling Stones inviata da New York che scriveva freneticamente, finché non vedo da sopra le spalle di Noel che si ferma e guarda in alto domandandosi se avrebbe dovuto scrivere anche la parola che cominciava per C nel suo articolo per Rolling Stones. Alla fine è stata molto carina e ha detto, nonostante alcuni problemi sul set del video, le cose sono andate a meraviglia. Quindi mi sono ritrovato nel bel mezzo di un set mentre cercavo di fare il video per una band, ma non avevo la band. Di solito la persona che tutti vogliono vedere di più nei video è il cantante, invece lui se n'era andato al pub. Per loro era normale, se n'era andato e così devo aver girato le riprese del batterista per un paio d'ore. Poi alla fine Liam è tornato, dopo essersi fatto un paio di birre ed era pronto a girare di nuovo. Il grandissimo Nick Close dice, perché inventare quando si può prendere in prestito? Ed è così che faccio. Non voglio dire di aver avuto le idee più originali del mondo, ma di sicuro ho provato ad assorbire elementi provenienti da situazioni diverse e a riutilizzarli nel modo che mi sembrava più appropriato. Qualcuno potrebbe sostenere che quei tre video, Wonderwall, che è in bianco e nero, come il primo periodo dei Beatles, Don't Look Back in Anger, che ricorda il periodo di Help, e Champagne Supernova, che richiama il rock psichedelico dei Beatles, fossero rubati dalle pagine del passato di quegli eroi. E io ne ero consapevole, come lo erano anche Liam e Noel. Ne sono certo. Ricordo di averla scritta molto in fretta, a casa mia, seduto al tavolo della cucina. L'ho fatto piuttosto velocemente. E ricordo che tra tutte le canzoni che ho scritto, quando sono arrivata alla fine di questa canzone ho pensato, è grandiosa, questa è la numero uno. Non me ne frega niente di quello che dicono gli altri. Questa canzone è la numero uno. Dawn, la regista, ha ricalcato il video dei The Kinks per Dead End Street con delle persone che portano una bara per la strada. L'ispirazione per il video me l'ha data molto la musica, a dire il vero. Sembra ad altri tempi. Ho voluto che lo facesse Reese perché è una vera star e poi è come se fosse uno di noi. Li conoscevo già da qualche anno. Ci frequentavamo, ci ficcavamo sempre nei guai. Faccio la parte di un becchino a cui capita di svegliarsi e di ritrovarsi al proprio funerale. Eravamo tutti di ottimo umore nel momento in cui venne lanciata l'idea. Era grandiosa. L'avevo sentita dal vivo alla Storia un paio di settimane fa.
poi l'ho ascoltata in continuazione cercando di riuscire a cantarla bene in playback. E mi è entrata dentro. La adoro. Io sono come Paul Bearer. Dovevamo giocare a Snap, ma non era abbastanza fico. Così è venuto un tizio che ci ha insegnato a giocare a poker alla texana. Io non gioco a carte, non sono capace, troppo complicato. Quando si è deciso che avrebbe cantato Riz e che sarei solo comparso nel video, ho detto, va benissimo. Sono stato sul set per 38 minuti, li ho contati. Con una ripresa mi sono fatto la barba finta. E per soffiare dentro il rasoio ce n'è voluto un'altra. Era una specie di presa in giro a tutti quei balletti. Insomma, ce ne sono troppi nei video di musica pop. Troppi ballerini, dai. Ecco perché noi abbiamo scelto lui. Come al solito, la canzone non ha niente a che vedere col video. Parla dello starsene in casa con le mani in mano. Non avere niente da fare è il miglior lavoro del mondo. Questa canzone è un'ode all'ozio dal punto di vista di una persona molto simile a Noel, oserei dire. Probabilmente il nostro miglior video. In effetti, una di quelle poche volte che qualcuno ha scritto qualcosa di davvero azzeccato.